Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale, io sono Tukens. Nel video di oggi amici andremo a vedere come fare due glitch nelle mappe multigiocatore. Ovviamente potete farle anche in pubblica, però lì c'è sempre il rischio di segnalazioni, quindi a vostro rischio e pericolo. Prima di farvi vedere come si eseguono questi due glitch, vorrei ringraziare il mio amico Gepa che mi ha illustrato come si fanno. Quindi voi che li state vedendo, sappiate che il merito è totalmente suo. Quindi dopo i ringraziamenti iniziamo il tutorial. Just me and my guitar. Come detto, i glitch sono due. Per farli dovrete utilizzare lo specialista Iperluce con salto Iperluce. Iniziamo dal più semplice. La mappa è quella di Throwback. Bisognerà andare nel negozio di gelati, quello di fronte all'entrata del bowling. Bisognerà allungarsi. Andare un po' avanti fino a quando la visuale non si alzerà. Adesso con il salto Iperluce potrete entrare nel negozio. Da qui potrete killare facilmente le persone che passano in questa zona. Anche se la zona è limitata, qualche kill riuscirete a portarla a casa. Adesso amici passiamo al glitch più utile e più difficile. Mappa Crusher. Per andare in questo punto, amici, dovete andare in questo angolo della mappa, che è la zona dello spawn dei player. Non avvicinarvi troppo, ma nemmeno essere troppo distanti. Puntate questo spazio. Fate due salti ed utilizzate l'arsenale dello specialista. Una volta qui sopra, amici, potrete killare le persone qualora vogliate farlo in pubblica in molti punti. Infatti avrete quasi tutta la visuale della mappa. Avete il Wallerun, la zona centrale e quella di sinistra. Amici, per questo video è tutto. Lasciate un like se vi è stato utile e fatemi sapere attraverso i commenti cosa ne pensate di questi due glitch. Vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere tutti i miei futuri video. Ed in descrizione lascio il link della pagina Facebook. Vi invito a mettere mi piace anche lì, così quando voglio organizzare qualcosa con voi iscritti so come potervi contattare. Amici, per questo video è tutto. Ringrazio Gabba per l'aiuto e ringrazio voi per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Bella!